sigla. Ma ben ritrovati a tutti sul mio canale. Ho appena finito di fare la visita dalla dottoressa De Petris, che è stata una visita nutrizionistica veramente interessante. Sono ancora elettrizzato e infatti questo video lo sto girando a poche ore dalla visita. Se notate, sono anche vestito uguale. Davvero sono ancora elettrizzato da questa visita perché è stata veramente illuminante. La dottoressa mi ha raccontato un sacco di cose interessanti, tant'è che ho deciso di lasciare il video della mia visita completamente intero, senza tagli, senza nulla, proprio perché volevo condividere con tutti voi, dato che la dottoressa è stata così gentile da farmi riprendere tutta la visita, volevo condividere con voi tutto quello che mi ha detto. Chiaramente, tra le varie cose che mi ha detto di sistemare della mia alimentazione, in particolare perché chi ha visto il video precedente lo sa, ho i trigliceridi parecchio alti, ho preso tutti i consigli che mi ha dato e sono andato a fare la spesa. Ho rivoluzionato praticamente la mia credenza, quindi volevo farvi vedere un pochettino quello che ho preso, così per darvi magari anche qualche spunto. Prima di partire, importantissimo ragazzi, non avete idea di quanto siano importanti i vostri consigli, i vostri pareri, tutto quello che mettete nei commenti io lo leggo e leggo anche gli insulti, ma in particolar modo non avete idea di quanto siano utili i consigli che mi date. Quindi mi raccomando, non vi vergognate, scrivete nei commenti perché sono utili per me prima di tutto e poi per tutti quanti. Comincio subito a farvi vedere tutto quello che c'è di nuovo nella mia cucina, partendo dagli integratori che mi ha consigliato la dottoressa: vitamina D3, vitamina B12 e lentinula per abbassare i trigliceridi. Link in descrizione di tutti e tre questi integratori. Poi, vabbè, mi sono preso un com'è che si chiama questo? Melograno, limone solito, avocado, perché ormai io sono impazzito per l'avocado, per la ricetta che vi ho fatto vedere nel video del ristorante francese. Ceci, so che la dottoressa mi ha consigliato di cuocermeli da solo, ma l'ho ascoltata e ho preso i ceci nel vasetto di vetro. Qui ho dei funghetti che io adoro troppo, non posso farne a meno. Poi, per quanto riguarda invece la pasta, qui mi sono sbizzarrito, pasta e riso, perché ho comprato per esempio queste penne con la farina di piselli, 100% biologici vegetali. Poi ho trovato questa pasta di ceci, fatta con la farina di ceci, tutto integrale, perché appunto la dottoressa mi ha detto basta farine e riso, come si dice, ma bisogna tornare alle farine integrali. Poi, sempre di questa linea qui, ho trovato questi strozzapreti con farina di lenticchie rosse, bellissimi, guardate che colori stupendi. Questi fusilli con la farina di ceci. Poi ho trovato la pasta rummo, guardate, questa qua, sono mezzi rigatoni fatti di riso integrale e mais, senza glutine addirittura. Spaghetti Barilla, ragazzi, tradizionalissimi, normale, integrale. Non sapevo ci fossero, vi farò sapere come sono. Poi, passando al riso, ho trovato questo riso nero che non ho mai mangiato integrale. E poi, sempre, visto che fa la pubblicità Gerry Scotti, mi fido, sempre riso integrale. Anche qua vi farò sapere com'è. Per quanto riguarda il pane, ho comprato questo pane qua fresco, diciamo, integrale, che andrò a mettere in freezer e lo scongelerò all'evenienza. Ho proprio comprato panino integrale. Praticamente da oggi in poi eviterò tutti i prodotti fatti con la farina raffinata 0 e 00. Mi sono preso anche questi granetti integrali della Mulino Bianco, magari per la mattina, da usare con il patè di alici felici della dottoressa De Petris, che sarà fatto, come mi ha spiegato nel video integrale, con le scaglie di lievito che io avevo già e l'olio di lino
spremuto a freddo. Eccolo qua, questo qua, che è da tenere in frigo, mi raccomando, e una volta che lo apriamo, massimo 30 giorni. Lo mangerò la mattina sulle gallette. Sulle gallette oggi ho preso quelle di farro, ma cercherò di variare, perché proprio un consiglio della dottoressa è stato quello di variare, in particolare il latte. Infatti io nella visita gli ho detto che mi ero appassionato del latte di soia, mi ha detto va bene, però varia latte. Quindi mi sono comprato per questa settimana il latte di mandorla. Vi farò sapere anche qua. Mi sono preso queste gallettine, triangolini di mais biologico anche qui, carine, vedremo. Poi per quanto riguarda i legumi, lenticchie da cuocere. Poi ho comprato questo qua, orzo e legumi. Zuppa di legumi, questa mi ispirava. E zuppa di orzo. Poi siccome la dottoressa mi ha detto di evitare di mangiare le arachidi a metà mattina, mi son, per cambiare dalle noci che mangio oramai da tanto tempo, mi sono comprato i pistacchi no salati e no tostati. Dottoressa De Petris, ma dove lo trova un paziente bravo come me? Veramente. Poi la dottoressa De Petris mi ha detto: Luca, devi mangiare tante cose con la foglia verde. E qui, allora, mi sono preso questa bella insalatina verde, poi mi sono preso il cavolo nero, eccolo qua, che si chiama nero ma è verde, e poi mi sono preso le cime di rapa, che anche queste sono verde. Qua vi devo raccontare una cosa, perché la dottoressa mi ha fatto tipo un tranello e mi ha detto: dimmi tre cose che hanno la foglia verde. E allora io, brillantissimo, prendo il telefono, vado su Google e gli dico appunto cime di rapa, cavolo nero e cos'è che gli avevo detto? Cavolo rosso, perché l'avevo letto su Google. E lei mi fa: ma Luca, scusa, il cavolo rosso è rosso, non ha la foglia verde. E io gli ho detto: vabbè, ma lo dice Google. E lei mi fa: guarda, non andare a cercare sempre su Google, stai attento, perché spesso su internet si trovano tante cavolate. Quindi questo è un monito che condivido con voi: stiamo attenti a quello che si legge su internet, ok? Altre cose, ragazzi, da dirvi non ne ho. Io direi che vi ho spiegato un pochettino cosa ho comprato. Se non l'avete ancora visto, andate a vedere il video precedente della mia visita con la dottoressa De Petris, perché è una vera e propria lezione di alimentazione. Mettete commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, consigliatemi ricette, consigliatemi trucchi, insomma, aspetto il vostro aiuto, i vostri commenti, e da oggi vi farò vedere il mio percorso, insomma, per migliorare i miei esami del sangue. Dimenticavo, scusate, l'avevo lasciato in cucina, ho comprato anche del semplicissimo tofu che metterò assieme alla farina di ceci per fare la frittata vegana, ma vi farò vedere un video a parte. Ciao!